La festa del mare si riconferma una delle manifestazioni più sentite nella città fanese durante il periodo estivo. Nonostante il Covid, quest'anno il programma si è svolto nella maniera più classica e in sicurezza, ma senza fuochi artificiali. L'appuntamento, arrivato al suo 62esimo anno, è partito con l'alzabandiera al Monumento dei Caduti. Per poi arrivare al Molo di Ponente per la deposizione di una composizione floreale alla Statua della Tempesta in ricordo dei caduti della tragedia dell'8 giugno del 1964. Stendi la tua mano sul nostro mare e su questo porto e assisti coloro che vi navigano e vi lavorano. Il corteo poi si è spostato per celebrare la Santa Messa, anche quest'anno presieduta da Sua Eccellenza Armando Trasarti, insieme al parroco della parrocchia del Porto, Don Gianfranco Casagrande. In nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo. Il vescovo, durante l'omelia partecipata da fedeli, cariche civili e militari, ha sottolineato come il porto di Fano un tempo era uno dei porti principali delle Marche, ma a causa della mancanza del dragaggio oggi si è depotenziato. Frase che il vescovo ha rivolto anche al prefetto Tommaso Ricciardi, che ha accolto appieno il problema in cui versa il porto fanese. Ho capito che uno dei primi problemi da risolvere è il problema del dragaggio del porto. Cercherò di riprendere il discorso che aveva avviato, come è stato ricordato qualche anno fa, un mio predecessore, e cerchiamo di capire con le competenti istituzioni, le competenti autorità, là dove dobbiamo intervenire per far sì che il porto di Fano ritorni agli antichi splendori. Al termine della celebrazione, dopo la preghiera del marinaio, è stata deposta una corona d'alloro al monumento di via Nazario Sauro. A seguire la premiazione ai lupi di mare classe 1939, che quest'anno è andata a Mirko Carboni, Benito Celani e Alessandro Filippetti. Consegnata la bandiera blu da parte della FEE Marche, il corteo poi si è spostato in mare. Qui, in uno scenario unico e toccante, barche da diporto, moto d'acqua e gommoni hanno preso parte al classico momento di memoria. Particolarità di questa edizione, il lancio della corona da un peschereccio. Un'occasione per ringraziare tutti coloro che portano e hanno portato un contributo importante, a cominciare dal mondo della pesca, al mondo dei servizi per il turismo ad esempio, tutti coloro che lavorano nella canteristica, coloro che vivono il mare per renderlo sicuro e pulito, e quindi a tutti coloro che in qualche modo appartengono al mondo della marineria, compresa la marina militare.